Benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, sono Rosaria e questo è il canale dedicato ai miei due cagnolini Coco e Lilla. Oggi si parte per una nuova avventura. Siete pronti? Let's go! E dove andiamo adesso? All'alla? Sì? Andiamo in un'altra all'alla? Siete pronti? Ok, allora andiamo. Andiamo all'alla, ok? E tu cosa mi racconti? Tu cosa mi racconti? Eh? Ti piace andare all'alla? Ti piace andare là, qui dove c'è il lago? Amore, direzione Estavayer-le-Lac. Questa cittadina medievale si trova sulla sponda sud-orientale del lago di Neuchâtel, praticamente dall'altra parte. E come si dice, quando parti in vacanza porti solo il necessario. Infatti, quello che io porto con me in vacanza è Coco e Lilla, come li vedete qui tranquilli in questa borsa. Bene, adesso vi porto con me in una città incantata che si trova sull'altra riva del lago di Neuchâtel e si chiama Estavayer-le-Lac e ha uno dei parchi più naturali e belli d'Europa. Purtroppo non ho potuto filmare nella città questa volta perché era chiuso, c'era una manifestazione, ma vi raccomando, se vi piacciono i video, prima di continuare mettetevi un like, iscrivetevi al canale e condividete. Sempre nel cantone di Friburgo, però è tutta dall'altra parte. Questa è una bellissima fontana che ogni volta che la vedo dico la devo filmare. Stavolta sono riuscita a passarci due volte per poterla filmare meglio. In questo video vi voglio parlare anche delle vacanze. Cos'è per voi il significato vacanza? Lo so che tutti abbiamo bisogno di una vacanza, però non dobbiamo per forza andare tutti nello stesso periodo in vacanza. Infatti, io preferisco andare fuori stagione quando è più calmo e posso prendere i miei cani e anche il biglietto meno caro. L'opzione vacanza per me era un rituale negli anni precedenti, ma adesso è diventata una cosa se si può avere si ha, altrimenti pazienza. Qui c'è anche divertimento in Svizzera e io approfitto anche di trascorrere l'estate fresca qua in Svizzera perché fa bene sia a me che ai miei cani stare più al fresco. Con le sue stradine interne antiche e unica e coi bellissimi fiori che sporgono dalle finestre dei municipi, che mantengono la bellezza e la sua originalità della struttura medievale di questo piccolo villaggio.
Ma avete mai visto delle cose così belle? È cartolina proprio. Passeggio con i miei cani in queste stradine qua, carini. Ecco qua. Andiamo? Andiamo? Troppo bello! Non sai che sei troppo bello? Chi ha visto un altro gatto? Ma quando sei bello! E io che pensavo che non l'aveva visto il gatto perché era lo stesso colore del pavimento, e invece Lilla fa un casino e incomincia a abbaiare. Comunque, guardate com'è bello questo gatto, è bellissimo. Il famosissimo castello dei Savoiardi nel XII secolo testimonia la sua ricca storia attraverso il suo patrimonio. Stavayer-le-Lac fu colonializzata dai Romani e devastata dai barbari. Percorrendo queste stradine mi sembra di stare in Italia, come il mio vecchio paese. E a proposito di questo, volevo chiedervi se un giorno vi sarebbe interessato sapere la mia storia, come mai mi trovo qui in Svizzera. Amore, andiamo a vedere i cavalli? Sì? Stanno qua, guarda. Ci sono le caprette, i cavalli. Ecco il castello che si vede dal lago lungo la passeggiata. Qui sono al bordo del lago e c'è una bellissima passeggiata con vista sul castello. Una bella barca antica, bella, abbandonata, ma sicuramente una barca per di decorazione. Con tutte queste. E non può mancare anche Lilla come decorazione. Che dite? La mettiamo come decorazione? Lilla? Ecco qua. Guarda, guarda. Stupendo. Magnifico. Adesso passo un cane e attenzione a Lilla! La nascondo. Purtroppo quel giorno avevo dimenticato di prendere il passeggino con me e avevano anche caldo. Quindi non sono andata in centro, ho preferito ritornare indietro. Se vedete sempre Coccolino, perché Coccolino va sempre avanti, mentre Lilla è sempre di dietro. Eccola qui Lilla, i miei amori. Mi trova a Estavayer-le-Lac, sempre nel cantone di Friburgo, pare, ed è bellissimo. Un piccolo porticciolo di privati, dove ci sono piccoli yacht, piccole casucce sul lago, veramente bellissimo. Ecco qua, questo è un esempio di una casetta sul lago, un bel rifugio per trascorrere le vacanze. Allora non so se si affittano oppure sono di proprietà, questo non ve lo posso dire ora, ma mi informerò, ma penso più di proprietà. Sono dei piccoli chalet sul lago. Qua. Bonjour. La cosa bellissima di qua è che anche se non ti conoscono ti dicono tutti bonjour. Bah, io che vengo dal cantone di Berna
dove sono tutti ottusi e nessuno dice bonjour. Ecco, stupendo, vi faccio vedere questo piccolo scroccio di qua. Non so se arriverò ad andare in città, almeno mi vado a bere qualcosa di fresco. Ecco qua le mie. Il lago di Estavayer le Larc. Si divertono dietro di me. Guardate che bello il cigno sul lago. Tu starai anche nel video, lo sai? E come tante città della Svizzera a bordo del lago, anche Estavayer le Larc offre diversi sport acquatici come vela, windsurf. C'è anche il battello che attraversa da una riva all'altra sponda del lago. Qui sopra mi vedete cimentare su un padel. Ci ho provato, almeno. Ed era arrivato anche l'ora della merenda. Per i miei due cagnolini, ovviamente. Avevo portato una salsiccia Anifit. Per chi non lo sa, io utilizzo i prodotti Anifit, li comando online. Se volete vi metto il link per poter comandare questi prodotti. Ovviamente possono essere spediti soltanto in Svizzera, ok? Comunque i miei cani adorano questi prodotti. Questa era la salsiccia di cavallo, molto buona. L'avevo comprata per il suo compleanno, infatti c'è scritto Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Allora, sono arrivata. Dove posso e toccare l'acqua? Non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo paesaggio. Ho approfittato a prendere un po' di aria fresca e c'era un soffio di vento che era bellissimo. Ho bagnato anche le zampette e i cagnolini perché faceva anche caldo. La Svizzera, con le sue mille sfaccettature tra laghi e montagne, è bellissima, è tutta da scoprire. Per chi non mi conosce, sono Rosaria e questo è il mio canale dedicato ai miei due cagnolini, Coco e Lilla. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere aggiornati quando metterò altri nuovi video. La mia Lilla a bordo del mare e del lago. Ho preso Lilla in braccio perché è passato un cane e così l'ho un po' distratta prendendola in braccio, gli facevo vedere i pesciolini che stavano nel lago e così si distraeva un po', altrimenti avrebbe abbaiato molto di più. Anche se adesso si è molto calmata Lilla, ovviamente gli ho fatto, dopo il massaggio che gli ho fatto fare e un bel bacio, adesso va molto meglio. Ecco qua.
Coco? Dilla. Io e Coccolino, fa caldo? Anche se non è molto caldo, ma fa un po' caldo. Vi raccomando, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video. Ciao, un bacio, al prossimo video, ciao ciao! E siamo arrivati anche alla fine di questo video. Vedrete dopo, metterò qualche immagine che strappo su internet per potervi far vedere la città di Estravayer-le-Lac. Purtroppo non ci sono potuta andare perché era chiuso per manifestazione. Ma vi raccomando, se vi piacciono questi contenuti, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete se vi fa piacere. Riguardo alle vacanze, un piccolo e breve riassunto. Si può viaggiare con pochi soldi? Sì. Si può viaggiare con pochi soldi, è diventato un bene primario, perché le persone si farebbero crediti oppure si venderebbero un reno pur di andare in vacanza, ma io, come ho detto durante questo video, preferisco avere delle vacanze comodamente, quando quasi non c'è nessuno, quando posso scegliere il mio hotel preferito e poter mettere anche i miei cani con me, organizzarmi il volo e tutto il necessario. Quindi questo canale è dedicato infatti ai miei due cagnolini, che è possibile viaggiare con i cagnolini, e vi raccomando, non abbandonateli, non li abbandonate per soltanto 2 settimane di vacanza, no, non vale la pena, perché dopo ritornate alla realtà, alla routine di tutti i giorni, e vedrete che quel gatto o quel cane che faceva rumore sul vostro pavimento, tic tac, vi mancherà tantissimo. È la mia esperienza di tanti anni. Io ho vissuto 15 anni con Lola, ora 4 là, e 2 anni con Coccolino. Quindi so cosa significa la presenza di un animale nella nostra vita. Con questo vi volevo mandare un forte abbraccio e buona visione per queste piccole immagini che vi metterò di Estravayer-le-Lac. Ciao, al prossimo video. Bye bye. Crashing.